Probabilmente l'Atena doveva essere integra come
quella che vedete qui a sinistra è rimasta soltanto la parte centrale del volto della Madonna con il bambino, ed è una icona, diciamo, che esprime la maternità della Madonna, l'accoglienza della Vergine Maria, e come dire, il luogo dove il Salento, dovrei dire, non soltanto la diocesi di Gento, Santa Maria di Leuca, vede, diciamo, il punto conclusivo e terminale di un cammino. Questo cammino che voi avete fatto, diciamo, orienta però di per sé, sembra terminare, ma l'auspicio che dicevo anche al Presidente è che ci si orienti verso Gerusalemme, perché credo che questa sia una tappa per guardare. Quindi grazie a tutti che siete venuti e viviamo questa bella esperienza come l'inizio di qualcosa di nuovo che per il futuro. Macchina a sostenere, fare il sostegno ai ragazzi che hanno camminato, però l'ho fatto, quindi ho avuto modo di conoscere tutta la via francigena, da Canterbury a Santa Maria di Leuca. Da Canterbury gli amici inglesi, noi da Calais per motivi Covid, e abbiamo attraversato la Francia del nord-est, la Svizzera occidentale, quella francofona, l'Italia del nord, l'Italia del centro e l'Italia del sud. E infine la Puglia, questa grande ospitale regione italiana ed europea, un ponte verso il Mediterraneo, con i suoi 400 chilometri dalla Daone al Salento, Monte Sant'Angelo, Brindisi, Leuca, Santa Maria di dove siamo, luoghi di grande significato che possono dare molto, parlo per me, alla Via Francigena, ma ovviamente non solo alla Via Francigena. In conclusione, siamo partiti dandoci tre parole chiave: ripartenza, patrimonio, materiale e immateriale, Europa. Penso che oggi, dopo 4 mesi, possiamo dire che il Rotorom 2021 e la Via Francigena hanno dato concretezza a queste tre parole.
E io sono orgoglioso di rappresentare la mia comunità, sono orgoglioso di accogliere i pellegrini che da Canterbury sono giunti qui a Santa Maria di Leuca, in una cittadina baciata dal sole, in una cittadina calda, ma non solo, ripeto, dovuto al sole, ma anche al cuore caldo. Ed è una cittadina che ha nel proprio DNA il senso dell'accoglienza. Quindi io vi ringrazio tutti e vi do il benvenuto nella mia cittadina. Grazie di nuovo. Non potevo mancare perché questo è un traguardo importantissimo in un luogo bellissimo. Non so se da chi Dostoevsky sia stato ispirato quando ha detto che la bellezza salverà il mondo. Diciamo, non so. Ma credo che davvero avesse ragione. E se foste qui con noi lo vedreste direttamente davanti ai vostri occhi. Ma che dico? Voi l'avete visto in tutte queste migliaia di chilometri, che la bellezza si scopre in ogni luogo. E anche che ogni luogo ha qualche cosa da raccontare che di assolutamente speciale, che sa di comunione oltre che di comunità. Qui c'è un simbolo, da sempre si è ritenuto, poi magari la scienza ci dimostra che l'unione avviene altrove, che avviene sotto il faro della Palacia a Otranto, però da sempre si è ritenuto che questa è la terra che unisce i due mari. E credo che simbolo migliore rispetto agli itinerari non ci sia, perché quei due mari sono diversi, ma si uniscono in una cosa sola. E quello che viene fuori non è più nell'un mare da solo, nell'altro mare da solo, ma è qualcosa che li comprende entrambi. Sempre mare, ma li comprende entrambi. È un po' il destino della nostra umanità. Siamo diversi, ma ci uniamo. E in quella comunità c'è tutto. Ecco perché siamo affascinati dai cammini. Siamo affascinati dalla natura che si trova dentro i cammini, dalla storia e dalla geografia. Siamo affascinati dal percorso che insieme in interiore, bellissime le parole che abbiamo ascoltato, è contemporaneamente un percorso fisico, interiore innanzitutto. E quella interiorità non è del singolo soltanto, è un'interiorità dell'intera comunità, della umanità che si ritrova in comunità. Il cammino è molto più di un viaggio, è pensiero, è riflessione, è scoperta ed anima la curiosità. Per cui quando ci addentriamo in un cammino è chiaro il punto di partenza, ma non è mai chiarissimo il punto di arrivo. E io credo che percorrere questi itinerari da Canterbury fino a Gerusalemme rappresentino molto più che una via umana. Penso soprattutto che dietro ogni cammino ci sia la speranza di ritrovarsi, di ritrovare se stesso, ma anche di ritrovare l'umanità nel suo complesso. Anche noi come Agenzia Nazionale del Turismo abbiamo visto l'importanza di essere presenti qui oggi, ma di essere presente nel corso del passaggio in Italia di voi camminatori, ma comunque di questa bellissima iniziativa, di questo ventennale, che poi è importante proprio perché avviene quest'anno dopo aver vissuto questi anno e mezzo di pandemia che ha distrutto tante famiglie, che ha distrutto tante vite e che ha anche impedito, ci ha bloccato a casa, non ci ha permesso di viaggiare, di conoscere le persone, di parlare e solo virtualmente. Voi che avete fatto questo cammino, stiamo vivendo un momento storico, direi quasi epocale, nel senso che quell'idea che già si attribuisce a Goethe, forse non l'avrebbe detto, forse l'ha detto, gli studiosi poi dopo sono, come dire, attenti alle citazioni giuste, comunque Goethe ha detto che l'Europa è stata fatta dai cammini, dai pellegrinaggi, e noi stiamo rifacendo l'Europa, questo è il senso, a mio parere, la stiamo rifacendo, la stiamo riscoprendo,
in una maniera, diciamo, di incontri reali tra i popoli. Se io penso alla Puglia, che è il punto terminale, la Puglia sono le Puglie, non la Puglia, e nelle Puglie c'è un po' di Germania, Federico II, Castel del Monte, c'è un po' di Francia, c'è un po' di Spagna, perché se voi fate tutta la costa, trovate le torri, diciamo, di avvistamento che sono stati fatti dalla Spagna. Cioè c'è già l'unità dell'Europa, è già nel territorio, non dobbiamo, diciamo, noi la stiamo, ecco perché è bella la Via Francigena. È bella per questo, perché vuole, come dire, che i popoli, percorrendo le vie che sono state già abitate, riscoprino una identità. Ma un'identità, mi permetto di ribadirlo, quello che ha detto anche la dottoressa Capone, un'identità aperta, un'identità che guarda oltre se stessa, che non si chiude. E uno che viene all'Euca, ecco perché è bello che l'Europa, come dire, ha segnato il punto non conclusivo, perché non conclude, riapre anche per arrivare a Gerusalemme. Che uno viene all'Euca capisce che non si può chiudere, questo non è un luogo chiuso. Questo è un luogo bellissimo, guardatelo come è costruito, è un abbraccio, questi sono due braccia, le braccia, diciamo, di una realtà che accoglie ma con uno spazio aperto, non stringe, non, diciamo, racchiude in uno spazio chiuso, ma apre al mare, apre al Mediterraneo, apre anche ai migranti che qui approdano anche, ai migranti, aprono all'altro in un senso appunto generale, l'altro con la sua cultura, la sua religione. Grazie Eccellenza. La parola mira, il volto è una donna, il volto del Rotorom, mira. Very last day of Rotorom. It's basically for me impossible to tell all of my experiences in a couple of minutes. So I'm not going to try, I'm just going to go with whatever comes. Alla fine di ogni post del mio blog scrivo l'America sta qua, cioè l'America è qui, metaforicamente, perché sono cresciuto che mi dicevano che la terra promessa era sempre lontana. Invece poi alla fine, crescendo, ho capito che la meraviglia è intorno a noi, non è sempre lontano. E per me questa Via Francigena fa parte di queste meraviglie, e io da ambasciatore, grazie al Presidente, a Luca, a tutti quanti, sono felice, perché il mio compito non finisce qui, continuerò a raccontarla fino a quando potrò. Grazie a tutti, lo voglio un sacco e bene. Luca. Cercherò di essere breve, allora ho l'onore di chiudere quest'ultima sessione. Ho camminato 42 tappe su 113, quindi ho fatto un terzo del percorso, non tutto come Mira, Alessio e Massimo, che un po' invidio per la verità per il percorso che hanno fatto. Si realizza un sogno bellissimo oggi in questo luogo straordinario, un sogno che forse 13 mesi fa non potevo immaginarlo così bello, insieme a tutti voi che qui siete oggi. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, non lo so, abbiamo camminato, siamo andati a piedi e in bicicletta, forse straordinario non è, o forse sì, perché abbiamo attraversato l'Europa incontrando le persone, i luoghi, come diceva il Presidente prima, quasi 15.000 persone in carne ed ossa. Come si diceva, forse questo era il progetto giusto al momento giusto, e come ci ha insegnato Mons, ci abbiamo messo poi il cuore, ci ha aiutato a fare in questo caso il passo un po' più lungo della gamba, abbiamo camminato con la testa, con le gambe e con il cuore. Il mio amico napoletano ha detto che la bellezza, l'amore, la pace, la felicità, alle volte la cerchiamo lontana da noi, e invece è accanto a noi. Io dirò di più, è dentro di noi. Allora io vorrei concludere dicendo che
quello che noi stiamo ammirando è il grande santuario di Dio. Il Dio nel suo primo atto di creazione ha fatto il suo primo santuario, la natura, l'universo, questa bellezza straordinaria che questa sera ammiriamo. E nel santuario di Dio che è il creato ha posto il suo santuario più prezioso, che è l'uomo, fatto di immagine e somiglianza sua. La compagnia si trasferisce a Londra per dare inizio a questa fantastica epopea. A te, Veronica!